Buongiorno, buonasera, Marco PT. Discorso sul volume di allenamento. Mi riaggancio qua a una live fatta dal brillante powerlifter Marco Ripà. Mi ha bruciato sul tempo, questo è un video che volevo fare io. Lui ha trattato l'argomento in modo veramente esaustivo, vi rimando al suo canale per approfondimenti. Però io, da praticante di metodo bulgaro, penso di avere un'esperienza diretta, forse un po' più precisa. Allora, accumulare volume allenandosi a singole. Una delle critiche maggiori che venivano mosse ad Abajiev era la mancanza di volume, nel senso che le scuole dominanti si basavano sui protocolli a serie, perché le serie sono un modo per generare volume compresso. Una serie di ripetizioni può accumulare in poco tempo 5 alzate e poi produrre riposo. I bulgari si allenavano a singole con enormi pause tra un gesto e l'altro, perché lavoravano con carichi massimali e sovramassimali. Lavorando a singole con carichi così enormi, erano obbligati a prendere generose pause di recupero. Queste pause di recupero portavano a un accumulo di volume piuttosto basso a fine giornata. Quindi una delle critiche mosse da Bajiv era: la tua strategia di lavoro genera poco volume di lavoro. In realtà le cose non stanno propriamente così. Gli atleti bulgari, da quanto posso capire io per le ricostruzioni fatte, stavano in palestra dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Il loro ramping, la loro scalata massimale, era composta da alzate molto pesanti, alzate che incidevano, che generavano volume utile, molto più utile di tutte quelle serie di avvicinamento, di riscaldamento, di appropinquamento di certe scuole del blocco orientale. Quindi, a conti fatti, il volume utile, il volume di stimolo è molto molto alto nel metodo bulgaro. Considerate poi che per i bulgari non esisteva il concetto di split routine, il concetto di richiamo, il concetto di carico ristorativo. Si andava in palestra ogni giorno per fare un all out. Se poi l'atleta era in forze, ci scappava il record. Se l'atleta era un attimino bastonato, allora il ramping si fermava con carichi submassimali, o il cosiddetto massimale del giorno. Quindi, voi considerate, come diceva anche Marco Ripà, il bilancio settimanale, il bilancio mensile, sono una miriade di alzate pesanti che gravitano intorno al massimale, quindi è tutto volume di stimolo ed è un volume che va ad accumularsi giorno dopo giorno. Chi si allena con questo metodo non ha particolare bisogno di cercare protocolli volumetrici da attaccare al programma, non ha bisogno di fare dei back-off. Si possono anche fare per i principianti, ma non sono necessariamente utili. Un atleta agonista o un atleta comunque molto concentrato che accetta di stare in palestra tutti i giorni ha in automatico tutto l'accumulo volumetrico che gli serve. Anzi, il grande cruccio di Abajiev era creare costantemente delle situazioni di recupero. Da quanto mi è dato sapere, Abajiev sottoponeva i suoi atleti a terapie di ristoro, terapie di restauro addirittura, terapie di inversione in acqua, decompressione spinale, addirittura musica classica in palestra per rilassare gli atleti, massaggi, fisioterapie, tutto quel corollario di esercizi, di pratiche, di tecniche, di terapie che tenevano sano l'atleta, il quale, poveretto, accumulava secchiate di volume tutti i giorni, tutto il giorno. Poi è chiaro che un bodybuilder o un powerlifter che si alleni alla russa ha tante più alzate, ha tanto più volume tra virgolette vuoto, ma questo non vuol dire che sia volume utile e che a bilancio conti di più del volume intenso. Poi, se si parla di pesistica, se si parla di powerlifting, se si
barre di strength training, il volume sporco praticamente non può esistere, perché i carichi sollevati sono enormi, la sollecitazione articolare è troppo pericolosa, non ha comunque senso e non può neanche accadere che un pesista faccia strappo e slancio con tecnica particolarmente becera. Nel caso dello strength training o del powerlifting, gli infortuni spesso avvengono per stanchezza, per eccessivo volume. Può sempre capitare che un giovane ragazzo mal condotto faccia un grossolano errore tecnico. Io sono il primo che purtroppo è caduto in questa trappola, però io mi ero anche infortunato a pesistica per volumi di lavoro eccessivi, troppo ridondanti, troppo reiterati, volume vuoto che ti usura le articolazioni, che ti costringe a lavorare fuori concentrazione. Questo è il grave problema, secondo me, di molti protocolli distribuiti o di molti protocolli ad alto volume, l'usura eccessiva. Nel bodybuilding il discorso è diverso, forse perché si lavora in split routine, un atleta può anche massacrarsi con 20-30 serie per i dorsali, ma poi il giorno dopo la musica cambia, nel senso che si va a stimolare un altro comparto, quindi è anche più facile prendere recupero. Diceva, mi pare, il signor Venturato, che sovrallenarsi nel bodybuilding è probabile quanto vincere la lotteria. Posso capire, perché in effetti quando si fraziona a comparti l'organismo, quando si fraziona a comparti la muscolatura scheletrica, il recupero articolare è praticamente garantito. Quando si lavora invece sugli stessi muscoli tutti i giorni, lì è necessario avere molta cautela per la gestione del volume e per il rapporto tra volume pesante e volume leggero. Questo è quanto. Poi, per quanto riguarda il metodo bulgaro, secondo me, ripeto, è il migliore. Io non ho mai trovato niente di così perfetto, geniale e pratico da quando faccio peso. E c'è poco da fare, i risultati parlano, io stesso l'ho provato, ci ho messo però, vi devo dire, molti anni per decriptarlo, per farlo funzionare. Ripeto, è un protocollo per atleti di altissima caratura, di forte selezione naturale e atleti che usavano i famosi amplificatori, quindi farmaci potenzianti. Io, se anche fossi un milionario, se anche potessi allenarmi tutto il giorno pagato e spesato, non penso che potrei reggere 6 allenamenti di accosciate pesanti al giorno, non credo che ce la farei. Tutti i miei protocolli bulgari sono tutti protocolli surrogati, naturalizzati. Poi, se trovo l'atleta che regge, allora lo spremo. Però non è mai così facile. Io, ripeto, ci ho impiegato anni per costruirmi quel condizionamento, quella abilità tecnica, quella durezza mentale necessaria per andare in palestra tutti i giorni e fare sempre le stesse cose con carichi massimali. Quando ci si cimenta in imprese simili, viene naturale, viene spontaneo attrezzarsi tecnicamente, garantirsi esercizi di supporto, imparare a programmare la sequenza degli esercizi. Quando si arriva a questo livello tecnico, poi è facile allenare le persone perché avete già fatto tutto il percorso. Anche se vi capita un avanzato, non è difficile inquadrargli il programma e farlo funzionare e rompere i plateau, rompere gli stalli. Questo è il motivo per cui mi sono messo su YouTube soltanto dopo aver acquisito un certo livello di forza e un certo livello di capacità di programmazione. Ma questa è un'altra storia. Intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Marco PT, grazie per l'attenzione.